Sono venuto a trovare Don Nicola Manca, che è stato mio maestro di cultura entiana, qui nel luogo dove si trova, a Lecco, e gli ho fatto ascoltare il messaggio di Folco. E la domanda che lui si poneva: qual è il messaggio che Tiziano continua a dare, vuole continuare a dare? Prego, Don Nicola. Ecco. Ma il messaggio è quello dell'interiorità. L'uomo non deve più guardare soltanto alle cose del mondo, a tutta la realtà, ma anche dentro se stesso. E allora la pace la troverà soltanto quando, raggiunto il suo intimo, comincia a cercare i valori. E i valori, ecco, sono quelli dell'Upanishad. Non per amore della donna, la donna è amata, ma per amore dell'Atman, cioè del principio universale che ha dato vita al mondo, che ha iniziato il mondo. E l'Atman forse è Dio, forse è qualche cosa che tu cerchi e che hai forse dimenticato o messo in qualche angolo. Ecco, però soltanto se tu non ti lascerai guidare dai tuoi desideri e dalla tua bramosia, soltanto allora scoprirai che cosa ti voleva dire il grande delle Upanishad. E tu pensi che Tiziano sia ancora, vuole manifestare questo suo messaggio, sia tra di noi? Cosa ci sta dicendo? Io penso che lo spirito di coloro che ci hanno preceduto sia ancora in mezzo a noi, e tutte le volte che tu lo ricordi, lui parla al tuo cuore. E forse allora ti dà quella luce che tu stai cercando. Però tu dovresti ascoltarlo se vuoi sentire la parte seguente. Ok, grazie Don Nicola, maestro, e facciamo arrivare il nostro saluto a Tiziano, a Folco, ai suoi figlioli, e che la pace sia su questo mondo. Ok, ciao. Ciao, arrivederci.